secondo, vabbè. Bene, benvenuti a tutti ufficialmente. C'è ancora qualcuno, forse ci deve ancora collegare, ma penso che arriveranno presto. No, le due sono passate, quindi direi di incominciare. Io sono Almisi Daniele, sono istruttore di scacchi, sono il responsabile nazionale della sezione scacchi dell'US Hardly e abbiamo creato questo corso online per diventare istruttori certificati US Hardly per entrare nell'albo nazionale dei tecnici riconosciuti dal CONI in una maniera un po' diversa. Chi ha già fatto corsi istruttori, almeno rispetto ai corsi istruttori che ho fatto io, ne ho fatti tre di corsi istruttori, tra corsi istruttori e aggiornamenti della Federscacchi, è un corso abbastanza diverso. Alcune cose le abbiamo tolte, alcune le abbiamo messe. Noi abbiamo messo parecchio sul public speaking perché secondo noi uno deve sapere cosa dire, deve sapere come mantenere l'attenzione, deve sapere cosa fare davanti a un gruppo di persone. Abbiamo messo ben 4 ore sulla pedagogia, abbiamo messo due diversi interventi a livello di psicologia, quindi c'è una solida base che non è solo scacchistica. C'è anche la parte scacchistica molto importante, tenuta da due maestri molto bravi, ma mi ha messo parecchie altre cose. Farò anche dei piccoli interventi io per chi non avesse mai insegnato online, in cui mostrerò alcuni strumenti con cui è possibile lavorare online. Magari sono strumenti che già conoscete, però come istruttore mi piace che sappiate che abbiate anche delle possibilità e i miei saranno anche molto degli incontri di confronto, cioè chi già lavora online dà le sue idee e non sono nessuno per saperne più di voi di queste cose. Detto questo, penso che sappiate cos'è l'Unione Sportiva Acli, ma ve lo dirà meglio dopo la responsabile Elisabetta che entra fra poco. Comunque, l'Unione Sportiva Acli è un ente di promozione sportiva, cioè per ogni sport c'è una federazione di riferimento, che nel caso degli scacchi è la Federscacchi, più degli enti di promozione sportiva che si occupano di quello sport in maniera indipendente rispetto alla federazione. Gli enti di promozione sportiva che si occupano di scacchi in questo momento sono l'Unione Sportiva Acli e l'Uxem. Ci sarebbe anche la WISP, ma un po' mollato. Per esempio, i corsi istruttori, la WISP non li sta più facendo, una serie di cose la WISP non li sta più facendo. Però questi sono quelli che fondamentalmente si occupano di scacchi. Per quanto ne so, gli altri enti non hanno una iniziativa scacchistica sul territorio nazionale. Potrebbe esserci qualche singolo circolo, ma non c'è un. Bene, allora. Mi piacerebbe innanzitutto, ma scusate un secondo, doveva esserci anche, fatemi vedere se mi ha mandato qualche messaggio perché c'era una persona che ci doveva essere. Allora, perfetto. Ok, allora, mi piacerebbe iniziare conoscendo un pochino. Chi vuole senza obbligo, non voglio obbligare nessuno, però se chi ha voglia di voi ci dice qualcosa della sua esperienza a livello scacchistico, del perché ha deciso di fare questo corso istruttori, una piccola presentazione in due parole a noi fa piacere. Ripeto, non è obbligatorio se uno non vuole dire nulla, Non voglio obbligare nessuno, però se qualcuno ha voglia di presentarsi, gli fa molto piacere. Qualcuno? Così per conoscerci un pochino. Mi presento io se vuoi. Vai, Alejandro. Allora, io sono nato in Argentina, cresciuto là, ho fatto per 10 anni l'istruttore
mai niente di scacchi online, mai niente di computer, facevo tutto in persona. Ho avuto tanti allievi fino a quando praticamente mi sono stufato dopo di 10 anni, perché fare l'istruttore voleva dire anche fare l'arbitro, voleva dire anche fare l'organizzatore. Erano troppe ore di scacchi che dopo praticamente non mi veniva neanche voglia di giocare. Questo è il punto. Quando sono venuto nel 2004 a vivere in Italia, perché ho anche radici italiane, io non mi sono interessato per niente fino a, credo che fu il 2015, che ho iniziato a giocare, che lì ti ho visto a te nel torneo Spilimbergo, Daniele. E poco fa una compagna di lavoro mi ha chiesto di insegnare al figlio, io non volevo, alla fine, anche per un altro amico che è istruttore, mi sono interessato e ho deciso di fare questo corso che mi veniva promesso da tempo. Dopo ho fatto poco fa quello della Federazione Scacchistica e adesso faccio anche questo qua perché me lo prendo con serietà, diciamo, e mi voglio istruire, mi voglio informare. Benissimo, grazie Alejandro. Se vuoi mi presento anch'io, Dai, vai, anche se mi hai Francesco. presentato un po' tu. Va bene, presentati. Allora, io sono Francesco Deri e principalmente ho studiato teatro io, quindi non c'entra praticamente niente con gli scacchi, come immaginerete, però siccome tempo fa a Genova avevo fondato una piccola casa teatro, dove facevamo un po' di tutto, avevamo un palco in salotto, facevamo cinema, teatro, corsi di vario tipo. Io conoscevo Vincenzo Manfredi, il nostro istruttore, uno dei due maestri che ci fa la lezione, e siccome mi trovavo bene con lui, gli ho chiesto se poteva tenere dei corsi di scacchi. E quindi abbiamo iniziato questa cosa nel 2010, il 7 gennaio, mi ricordo ancora. E abbiamo iniziato con le lezioni di scacchi, poi abbiamo fatto questa squadra proprio della nostra casa, diciamo, affiliata al Centurini, che è un circo di scacchi di Genova. E niente, con la squadra abbiamo giocato un po', siamo arrivati fino alla Serie B un anno addirittura, dove siamo stati disintegrati nel giro di un weekend, siamo stati rimandati in Serie C subito, no? Dalla Serie B, anche perché erano tutti maestri FIDE, maestri internazionali. Io in quarta scacchiera incontravo maestri FIDE che mi ribaltavano, però abbiamo lottato molto bene e devo dire che è stata una grandissima esperienza. Poi con Vincenzo abbiamo iniziato a tenere anche dei corsi, cioè dove facevo l'assistente per lui, siamo andati a tenere un corso in carcere a Marassi, che è stata un'esperienza di un anno molto bella, con i carcerati, poi loro erano molto appassionati, diciamo, al gioco. E poi abbiamo anche in altri circoli ci chiedevano di andare a fare corsi di scacchi, finché poi a un certo punto ci ha chiamato Daniele, ci ha chiamato quest'anno e abbiamo iniziato a lavorare con lui. Sì. E questa è la nostra storia, diciamo, come istruttori di scacchi. Come scacchista sono una modesta prima nazionale, però diciamo che per i ragazzi che hanno appena iniziato riesco a insegnare qualcosa di abbastanza decente, diciamo, ma poi sono sempre gli altri a giudicare. Grazie mille. Ciao, sono Giancarlo e sono un semplicemente in terza nazionale. Gioco nel Mentone perché abito al confine con la Francia e ho con pessimi risultati da 1000, quasi 1600 sono riuscito a scendere non da tutti i 1350, no? Cioè sono riuscito a scendere, a parte che in Francia picchiano come dei maledetti. Poi gioco da una vita con pessimi risultati, insomma. Ho insegnato ai bambini per un piccolo corso per 2 anni alle scuole, si sono divertiti, ho comprato a mie spese materiale la scacchiera gigante, che poi ieri ho cominciato anche un corso tipo, dai Salesiani, anzi, ho tutto il materiale qua. Come
come vedete. Sì, la classica da la... chiere, libri, insomma, non fa più. Bene. Però mi diverto così e non ho altri hobby che tranne gli scacchi, di conseguenza. Ottimo. Siamo gli altri, sì. Se sicuramente. Ottimo Giancarlo, grazie. Siamo gli altri che se qualcuno ha voglia di condividere, voglia di avere capire che sono qui con noi. Scusate, se non è un problema con la connessione, se si tocca a te, devo dire, tutto d'accordo. Che sono semplicemente un terza nazionale, niente di più. Gioco nel mentore, ho insegnato un pochettino dei corsi piccolini con le scuole, che tutto naturalmente volontariato per il gusto di intrattenerli. E adesso, ieri ho cominciato con dei salesiani, sì, un piccolo corso, tre volte alla settimana, e più per non hanno mai comunicato per un anno, non è meglio tenerli uniti con qualche attività che possa piacere, distogliere dai giochini del telefono. Sì. Tutto qui. Benissimo. È venuta meglio la voce adesso? Sì. Ok. Benissimo, allora Elisabetta è entrata? Ah, eccoti! Benvenuta a Elisabetta Mastrosimone, che è la responsabile della formazione dell'US Apply. Lascerò che si presenti lei, che sicuramente. Bene, grazie Elisabetta. Noi ci stavamo un po' presentando per conoscere un pochino i partecipanti. C'era ancora qualcuno che doveva parlare? Sì, continuiamo pure con le presentazioni, così mi ricordo qualcuno. Io intanto cerco di capire un po' come funziona questa piattaforma, perché non ho capito come condividere le slide. Basta, televisori, se il tuo schermo o qualcosa, solo una finestra e poi fai il condividere. Benissimo. Grazie Elisabetta. Se hai problemi, chiedimi pure. Ok. Bene, mi presento io adesso, che sarò uno dei vostri formatori. Sono un istruttore divulgatore della FIDE. Ma in questa occasione sono specialmente un pedagogista clinico. Ho insegnato per 4 anni nelle scuole primarie e secondarie. E